Un saluto a tutti gli amici. Questo è davvero l'ultimo schema che ho elaborato per animare il nostro Natale. Bene, il funzionamento di questo schema si differenzia dagli altri perché accende una luce alla volta. Accende questa, poi le spegne tutte insieme. Vediamo. Ecco, questa è la velocità che io ho ritenuto opportuno. Ma ecco, detto questo, è doveroso anche capire qualcosa su come si realizza e qual è il vantaggio. Perché qui ho fatto delle modifiche. Bene, andiamo avanti. Allora, e qui è la tensione di alimentazione 5 volte. Io non ce l'ho messo lo switch, ma è ovvio, no? Che magari l'alimentate a 5 volte e mettete la levetta, un interruttore a levetta. Bene, naturalmente questo è il solito integrato usato come oscillatore. Perché? Perché questo è un integrato, un ottimo integrato, che accetta il clock, cioè gli impulsi che emette il 555 da questo piedino e rimanda l'integrato. Che succede qui dentro? Questo è un divisore in effetti, perché è già 10 uscite, no? E il primo impulso accende questa porta e la lascia accesa, cioè la memorizzata accesa. E continua il secondo impulso, questo, e alla fine ha diviso per 10. In pratica è un latch divisore. Per latch sentite questo nome, ricordatevi che il latch è un qualcosa che quando c'è un'uscita su una porta la memorizza. Se qui esce uno, rimarrà ad uno fino a quando non interverranno altri eventi esterni. In pratica c'è il clock, c'è il clear. Il clear, che cos'è il clear? Quando vedete questo qui, clear, è che quando ha finito il conteggio, da qui ci prendiamo qui uscirà uno, lo mandiamo a questo transistor. Io ho optato per questo per non mettere integrati, se no qui andavamo a riempirci di integrati, e quindi ho messo un transistor che quando qui arriva uno, lui va giù, no? Tende a chiudersi, e quindi qui arriva uno zero, perché questo si chiude verso massa, che per noi il punto zero, e resetta e pulisce tutto questo qui. Mo adesso non guardate a questo che è acceso, perché questo è sempre un simulatore, rimane bene, però il concetto, quando noi lo facciamo partire, quello lì, eccolo lì, l'ha refreshato, e come vedete, quando ha fatto tutto il giro, quando arriva qui, lui spegne, quando vedete questi LED. Io ho ritenuto opportuno mettere questa velocità perché la velocità è funzione dalla frequenza emessa dall'oscillatore. Ho ritenuto perché mettere questa frequenza e avere questo risultato, perché altrimenti sarebbe stato troppo lento l'accendersi e lo spegnersi dei LED. Benissimo, quindi qui c'è un reset e qui ci sono le uscite.
Adesso però succedeva un altro problema. Queste uscite qui non sono idonee, sono in grado di pilotare un carico da 4 mA, quindi non sono idonee per pilotare un LED, perché un LED c'ha dai 15 ai 20 mA. Allora che ho fatto? Le uscite le ho mandate alla base di tutti questi transistor, ognuno la sua. Perché questo transistor c'è la possibilità di pilotare 1 A, quindi qui possiamo mettere oltre 3 LED, ma io vi suggerisco di mettere 3 LED, cioè ogni linea voi potete mettere 3 LED, poi dopo gli farete fare la strada che più vi piace. In pratica quello è sempre un discorso di fantasia, e quindi io non ho disegnati i 3 LED. Perché non ho disegnati? Perché non c'entravano, come vedete, perché tutte queste scritte danno fastidio, ma queste scritte ci devono essere, perché quando poi perché questo software sviluppa pure i circuiti stampati. Se non ci fossero queste scritte, non avremmo, non capirebbe bene cosa sta facendo quando si sviluppa uno stampato. Ma prima o poi arriveremo anche a far sviluppare lo stampato. Vi voglio dire che questo software lo potete scaricare da internet in versione per studenti, diciamo, per valutazione dello stesso, però dopo alla fine va pagato. Ecco, quindi non è che questo è di mia proprietà e solo io lo posso possedere. No, è esteso a tutti. Vi ricordo che è un software un po' ostico per l'inglese, come è scritto, perché questo l'hanno fatto gli americani, però piano piano, anche tu, se vi guardate tutti i video che ho fatti, che io ho fatto, piano piano poi c'è anche un help, cioè un aiuto, piano piano ne uscirete fuori. È sempre la solita cosa, basta avere la buona volontà. Dunque non mi rimane altro da aggiungere. Questa comunque dei 3 LED è una bella trovata, a mio modesto parere, perché dovevo mettere altri integrati e non ne sarebbe bastato uno, ma ne volevano diversi. Invece questo transistor non assorbe nulla qui, quindi non si corre il rischio di rompere una porta di questo integrato, ma è in grado di pilotarne 3, addirittura anche 4. Quello che stavo per dimenticare è una cosa molto importante: i LED non hanno tutti la stessa corrente. Io questo l'ho calcolato per avere 15 mA circa. Se avete un altro colore, non è detto che deve per forza funzionare a 15 ampere. Io ho fatto dei video e ci sono delle tabelle, le ho messe, ma boh, o non l'hanno capite. Ma è semplice: al variare, tenete presente, al variare dei colori, io avevo detto verniciateli con lo smalto delle unghie, perché magari uno non sapeva e queste cose. Però che cosa succede? Succede che certi LED, se per esempio qui cade 2 volt, alcuni LED ne cade 3. Quindi se qui io tengo presente quello che cade 3, questa resistenza, se per esempio mettiamo un bianco, che è un LED bianco che si mangia 3 volt, ai 5 dobbiamo togliere i 3 volte che mangia lui.
e poi calcoleremo questa resistenza affinché scorra sempre 20 mA, perché in pratica la tensione ai suoi cavi, ai cavi dei LED non è per i colori, per i diversi colori dei LED non è uguale. Ecco, questo mettetelo bene in testa perché è importante. Io ho fatto un video su questo, ci sono delle tabelle che potete consultare. Io adesso vi lascerò in descrizione sia lo schema, che cercherò di allargarlo, questo, così potete vedere meglio, vi lascerò sia lo schema e sia il link del video. E vi voglio lasciare anche il link di tutti i miei video, che sono quasi 300, e lì troverete di tutto, perché questo video non è dedicato solo all'elettronica, ma mi piacciono diverse materie. Bene, molti di voi non lo sanno perché sono cresciuti gli iscritti. Io vi ringrazio di questo e cercheremo di costruire un bel canale e soprattutto deve essere istruttivo. Ecco. Bene, amici, i video continueranno. Adesso voi assimilate, approfondite questo, magari fate l'esperimento di documentarvi anche, se avete anche il 555, ci avete una calcolatrice che sta sui miei video e c'avete tutto su questo canale, non per vantarmi, ma c'è quasi tutto. Bene, detto questo, io mi auguro di aver fatto cosa gradita anche agli amici che hanno chiesto più LED, e l'ho fatto. Qui adesso ne ho disegnato uno per motivi di spazio e voi ce ne potete mettere anche tre, perché questo non va in avaria. Detto ciò, io vi saluto e ci ritroviamo al prossimo video. Un saluto di nuovo.